Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui su Dingamo Piora dal Califfato Islamico. Come avete visto nelle ultime due puntate, anzi nelle ultime puntate, ormai mancano solo due nazioni che potremo ammazzare con una botta sola. Io questo lo considererò l'ultimo video perché ve lo mando semplicemente veloce, vi faccio dei tagli, io mi metterò a colonizzare le cose, a convertire le nazioni. In realtà volevo provare a fare, visto che ci siamo qui a divertirci, volevo provare a fare un po' di stati clienti che dovrebbero convertire la nazione. Non posso fare stati clienti nelle province oltremare, ok, l'Inghilterra dovremmo convertire a mano. Voglio vedere se riesco, insomma, a fare qualche stato cliente che mi converta lui il territorio. Voglio fare tipo X stati clienti dove, tipo, che ne so, 10 province a testa. Così loro convertono quelle province, ne posso fare 8 tutti insieme, poi li annetto tutti insieme, tra 10 anni, perché dopo 10 anni puoi annetterti queste cose. Allora, l'Exigaia, facciamo subito qui, sarà... sì, è uscito musulmano, semplicemente la bandiera non mi interessa, ragazzi. Quindi, eccolo qui, torniamo a vedere, eccolo qui, ecco, ho fatto uno stato cliente a caso. Quindi adesso, evitando le province dove sto convertendo, le potete vedere dalle barrette. Gli diamo 10 province. Quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 in realtà pure questa. Ok, quindi mo questo mi dovrebbe convertire questo pezzetto di territorio. Io mo lo faccio per altre 7 volte sto giochetto. Poi intanto aspetto che scada la tregua con uno di questi due e continuiamo a registrare, ragazzi. Così intanto vediamo come andiamo avanti con sia le conversioni sia con la guerra. Quindi a fra poco. Allora ragazzi, nomi completamente a caso delle province che componiamo sti stati clienti. Io ho dato insomma 10 province a cranio, come vi dicevo. Questi saranno sicuramente leali, anche se hanno solo 0 di amicizia con noi. Adesso noi andiamo su livello di amicizia, andiamo qua e mettiamo tutto scudaggio a tutti quanti, in modo che non entreranno in guerra se succede qualcosa. Ecco qua, e poi con i diplomatici dobbiamo metterci in questi 10 anni a portarli tutti a 190 questi stati. Quindi in realtà sarà importantissimo adesso mettere a fare amicizia con sta gente qua. Quindi improve relation. Poi famo tornare sti diplomatici qua, che tanto saranno nelle colonie e non succede niente. E allora io continuo, adesso comincio a aspettare semplicemente, a convertire a stecca. E poi ci rivediamo quando dobbiamo pistare o colonia o a Scandinavia. A presto! Appena ho tolto la pausa ho fatto blackjack, devi avere 21 subject, quindi vassallico, 5 città ciascuno, nessuno ce deve avere 50 del Liberty Desire o di più. Bene, ottimo! Regà, l'industrializzazione è uscita alla colonia, mica è uscita a me, eh? Incredibile, vabbè, dai, si continua. Io intanto sto continuando a convertire, l'Europa è andata molto avanti, mi sono piazzato davanti a colonia, ho continuato a fare colonie qua, mi sono scordato sto pezzo, ma intanto ho continuato a convertire, anzi a colonizzare un pezzo di Cancacia. Mo continuiamo, mo tra poco facciamo fuori la colonia. I miei stati clienti non hanno convertito una sega, quindi io presumo che hanno cliccato tutti il benefit dei dimmi, quello là che non te fa l'unrest. Non c'ho un modo di vederlo, non capisco, però non hanno convertito una sega. Gli ho pure dato i soldi, quindi boh, non lo so, forse è stato un po' uno spreco di tempo fa sta roba con questi vassalli. Ne ho fatti pure due in India, ma non hanno convertito manco loro nulla, boh, vabbè. Allora, la tregua con colonia è finita, quindi mo aspettiamo che torni il diplomatico e ce lo beviamo. Non c'hanno l'esercito per caso? No, 37.000, ma non lo vedo. Allora, non gli posso dichiarare guerra se non sbaglio, perché c'hanno il trade steering, vediamo. No, posso, allora posso. No, invece vedi, non si può fare. Allora, cancelliamo lo steel trade. Quindi aspettiamo un mesello e gli facciamo un casino. Ah, che vuoi?
12 eretici nelle Asturie. Vabbè, ma sto là. Quindi, tiè. Intanto le colonie si fanno. Le colonie che colorano la mappa si fanno. Vai alla True Fate. Io intanto continuo, qui si vola. Cerchiamo di convertire a Maometto tutta l'Europa. Allora, eccolo qui. Parigi, diventata musulmanona. Ho finito pure Versailles mentre stavamo là. Allora, quindi, l'esercito di Colonia chissà dove sta. Questo va qui, questo va qui, questo va qui. Mettiamoci uno con l'assedio. Questo, ragazzi, è una gangbang. Una gangbang, ok? Eccolo qui. Se volete togliervi la curiosità, questa è la signora di tutte le gangbang. Allora, andiamo a ammazzare però sti ragazzi. Posso già fare l'industrializzazione, non fa niente. Cioè, 15 le tasse e 25 manpower, ma adesso, diciamo, ormai non ne serva molto. Mi sa che è uscita solo nella capitale. L'industrializzazione già vale tutta questa percentuale. Una provincia, 25% dello sviluppo è la capitale. Ammazza, ammazza. Ok, bene, c'ho pure l'industrializzazione. Tiè, allora mettiamoci un generale nuovo. 4 di assedio, così questo ci aiuta a fare questa guerrona. Ok, il primo dell'esercito, cioè il primo pezzo di esercito è morto. Stiamo ufficiati, che posso fare? Ah, coso de Panama, potrei abolire la schiavitù, ma non mi interessa. Allora, la battaglia di Salento, cioè, anzi, Salento è stato convertito. Ho perso un missionario perché ho convertito la casella con la chiesa di legno qua, vaffanculo. E qua richiede che la provincia è musulmana, cioè cristiana. Quindi la devi convertire all'ultimo se vuoi tenerti per missionario fino alla fine. È un po' una cazzata questa, eh. Un po' una cazzata. Però, chi sono io per giudicare? Questo va qui, questo va qui, questo va a Mainz. Questi hanno chiamato un po' dei mercenari. Non so se gli è convenuto. Mazza, eh. Barcialuna è stato convertito. Koblenz, Koln, ok, quindi questo penso che... No, in realtà no, manca ancora. Attenzione, alloccato. Eccoci qui. Benissimo, benissimo. Mi sa che questi stanno ancora in bancarotta, eh. Quando stai in bancarotta c'hai dei malus all'esercito, a tutto, assurdi, quindi... Ok, vabbè, manca solo sto forte. Spariamo con il cannon. Ah, che poi mi sa che posso mettermi. Che vuoi? Ah, sì. Mi sa che posso mettermi a dannettere gli stati clienti. Quindi richiamiamo tutti i diplomatici. È stato uno spreco di tempo incredibile questa. Vabbè, tanto in realtà c'avevo da convertire altro mezzo pianeta, quindi non è che abbia perso tanto. Allora, mi sa che ho finito i cattolici a 7 mesi. Pensa. Allora, cominciamo quelli a 8. Ok, 100% a Colonia. La ammazziamo. Non dovrei aver perso assolutismo, ma se fosse lo andiamo a recuperare in modi ammuffiti subito. E ci siamo, e ci siamo, e ci siamo. Meno uno, ragazzi, meno uno. Allora, ho il massimo dei punti diplo e sinceramente non so dove usarli. Mi sa che a me conviene. Facciamo la tech. No, non posso, non posso. E dove la metto la tech, i punti diplo? C'ho pure massimo colonialismo. Tiè, fammi un po' di sviluppo a sta gente. Che questi stanno a rosicare tutti che ho convertiti all'Islam. Quindi gli sta rodendo un po' il bucio. Ho premuto tutto. Questo max sviluppo. Tiè, ammazza quanto sono sviluppate queste province, sì. Tiè, fai così. Va bene. Allora, ragazzi, io comincio a fare i core e poi ci vediamo. A presto. Eccoci qui di nuovo. Abbiamo
bisogno di punti diplo per finire tutte queste annessioni. È finita la tregua con la Scandinavia, quindi eccoci qui. Eccoci qui, il momento finale della World Conquest, ragazzi. Grazie di aver seguito la serie. So che è stata lunga, ma la World Conquest non si può fare in maniera veloce, come avete visto. Bisogna stare sempre attenti a tutte le cose che possibili. Bisogna guardare i ribelli, bisogna fare truce break, andarsi a studiare tutte le situazioni. Se poi parti uno stato marcio come Najd, ancora peggio. Allora, qui si vince fortissimo, perché questi non hanno proprio possibilità di salvarsi. Continuiamo le conversioni. Calcolate che sono riuscito a convertire tutta la Gran Bretagna. Mo' me manca l'Iberia, la Francia. E vabbè, praticamente la parte principale del cattolicesimo l'abbiamo distrutta. Ovviamente andremo pure a prendere le isoline e queste cose. Poi dobbiamo passare ai protestanti e ai riformati, che sono una cifra. Quindi tocca vedere se riusciamo a eliminare proprio qualunque altra branca del cattolicesimo, anzi del cristianesimo. Sicuramente il cattolicesimo e il papato l'abbiamo distrutti, insomma. Quelli ormai non ci sono più di problemi. Intanto ci sono altre tregue che finiscono con le nostre colonie. Oh, Lisbona è diventata musulmana. Ok, questi pure possono partecipare. No, vabbè, ma che me frega. Tiè, questo va qua, questo va qua. Oh, e qua abbiamo finito da quella parte. Questo può andare qua, questo può andare qua. Passo in avanti, quello sta a fa tutto, questo pure va a aiutare forte. E ci siamo. Ci siamo, Intanto poi non sono più manco usciti i ribelli, perché come vi ricordo, con tutta sta sovraestensione, cioè con tutta sta tolerance of the true fate, tutti gli altri bonus che abbiamo staccato, ma è impossibile che la gente si ribella se non c'ho sovraestensione. Ma sto registrando. Pensa se non stavo registrando proprio all'ultima puntata, all'ultima guerra, cioè. Ok, vai, abbiamo occupato tutto. Attenzione, attenzione. Ah, poi inoltre sono finiti anche i giapponesi e i confuciani. Un tipo di buddisti è finito, mo finisce il secondo tipo di buddista. Gli indù non so se ce la facciamo. Qua i cattolici, insomma, ce ne stanno ancora un bel po', ma qua sono finiti. Si vola, si vola proprio. L'ultimo stato libero del mondo, eccolo qui. Lublino è stato convertito. Cioè, anzi, sì, convertito. Tiè, mettiamo questo. Che cos'è? Ah, sta a finire un'agenda. Quello che dà tre privilegi alle orde. Mo paradossalmente, visto che non ci serve più l'assolutismo, gli potremmo dare i privilegi alle orde. Allora, Ostergotland, ci siamo, I vicini hanno ben cominciato a far casino proprio adesso, nell'ultima fase. Vediamo, Qui ci meniamo, vediamo se interviene pure quello. Ah, in realtà l'ultima battaglia l'abbiamo persa. Allora, va, andiamo qua. Uno però va qua. Tiè, levate. Vedi, un'ultima battaglia persa, siamo riusciti a perderla. Gli ultimi vichinghi proprio. Che vuoi? Perdo due di inflazione. Vai, vai, intanto l'inflazione starà a volare, penso. Eh sì. Più 3.000 al mese. Lexigaia, va bene. 99% di assedio, ovviamente. Ok, Königsberg è finito. Mi sa che adesso si arrendono. Allora, vai. Si vince. Poi il gioco continua fino al 1821, mettiamo caso che qualche isola, qualcuno te sei ribella, mettiamo caso riesci a perdere da solo, insomma. Eccoci qui. Diamo fuoco a tutto, così guadagniamo altri punti diplo per continuare le annessioni dei stati clienti. Cioè, in realtà mo ci serve sta roba. Facciamo questo. Qualcuno, non si sa chi, è riuscito a prendere l'innovativeness per qua la tech. Va a capire come hanno fatto. Vai, un'ultima bruciata delle terre libere.
E poi basta, non si può più fare It's Provinces se è tutto tuo. Dovresti liberare un vassallo e attaccarlo per fare It's Provinces da solo. Meno 86 stabilità per fare sto giochetto. Qui mi sa che non posso dargli fuoco perché ci stanno i ribelli. Ok, bene. Allora facciamo tutti i core. Oh, abbiamo superato per l'ultima volta il 100% di sovraestensione. Molto bene. Allora, continuiamo. No. Sì. Tiè, dove sta? Continuiamo. Ma siamo sti ribelli e basta. E poi vi faccio vedere direttamente nel 1821 com'è la situazione. Vediamoci questa ultima battaglia. Tiè, insomma, che riuscite a piare la provincia. Sono una cifra di gente però, eh. Ma in culatone comunque sta chiesa de legno, ma proprio fregatone, eh. E va bene ragazzi, la War Conquest è riuscita, il califfato è da solo, tutto il mondo è del califfo, le colonie, alcune sono ribelline, ma gli mandiamo il diplo così diventano amiche. Abbiamo continuato a colonizzare qui, si sogna. Io con questo vi saluto e ci vediamo fra pochissimo. Oh ragazzi, ci siamo! La War Conquest è finita, siamo all'11 dicembre, quindi tra 2 mesi finisce la partita. Allora, ho anche fatto l'obiettivo di diventare l'Arabia e essere quello che produce più caffè al mondo, pure perché ci sono solo io al mondo, quindi l'abbiamo fatto a bestia. E cosa sorprendente, sono riuscito a convertire tutto il mondo che è, diciamo, sotto mio diretto possesso. In più qua in America è arrivato molto Maometto, qua in Sud America mi manca veramente una cifra, però insomma, secondo me, se non toppavo quella chiesa qua, se non riuscivo, cioè se non toppavo pure con Stonehenge, forse, ma dico forse, ci avrei potuto farcela a fare One Fate, ma diciamo che non sapevo niente, non ci ho puntato fin dall'inizio, quindi diciamo che queste cose qui le ho scoperte per strada, che potevo prendere quella chiesa, insomma, che Stonehenge probabilmente se lo lasciavo a Londra riuscivo a usarlo. Però insomma, ci siamo. Allora, fammo passare quest'ultimo periodo. Attenzione, sono diventato anche l'Arabia, poi mi si è buggato tutto, perché praticamente sono diventato una cosa, una teocrazia verso la fine della partita, perché tanto non c'era più bisogno dell'assolutismo. Eccoci qui. Ci siamo, è finita la partita. Quit, quindi non posso vedere niente. Ecco, ho fatto bene a farvi vedere prima, infatti. Allora, showtime line. Eccoci qui. Allora, vediamo il replay, ragazzi. Io questo qui, il replay ve lo metto anche con un video a parte, se non ve volete vedere, diciamo, l'ultima fase della partita. Oppure, semplicemente, se è troppo corta la fase iniziale, penso che sia abbastanza corta, perché alla fine ho tagliato un botto di roba, lo attacco a questo video. Quindi, insomma, godetevi l'esperienza. Eccoci qui, ragazzi. Questo è il video del replay. Forse è lo stesso video dell'ultima parte della campagna, ma non lo so. Ok, qui. Eccoci qui, ricordiamoci che siamo partiti con 3 province nel posto peggiore del pianeta. Cominciamo. Le prime espansioni che abbiamo fatto sono state abbastanza facili. Ci siamo mangiati tutti gli schifosi che stavano in Arabia, che valevano 0 anche loro, peggio di noi. Abbiamo preso le botte dai mamelucchi, tra poco lo vediamo. Purtroppo quella cosa è stato un colpo al cuore che è durato moltissimo. Però la prima parte del gioco, come vedete ragazzi, è andata molto tranquilla. A un certo punto siamo diventati orde, abbiamo potuto recuperare tutte le tecnologie che avevamo perso per essere cominciati nel deserto e avere tutti i malus allo sviluppo, e quindi rimanendo indietro con le institution, tutta quella roba. Abbiamo preso il corno d'Africa, ecco qui. Ancora non c'è l'assolutismo, infatti guardate quanto andiamo lenti. Guardate quanto andiamo lenti, siamo nel 1550. Quindi ancora siamo minuscoli, eh? 1821 la parte finale della partita. Tra pochissimo, ecco qui abbiamo cominciato a fare il serpentone verso l'Asia. Questo qui è una parte molto importante per fare le War Conquest, perché poi ti permetterà di attaccare tutti i gruppi religiosi a parte, cioè tutti i gruppi religiosi diversi. Quindi eccoci qui, abbiamo cominciato a prendere la Central Asia, tac tac, abbiamo cominciato a ammazzare gli Uzbek, ogni tanto facciamo una guerra in Asia, ogni tanto rifacciamo le guerre di qui. Qui c'erano tutte quelle coalizioni che i Ming ci hanno salvato la vita, perché appena entravano uscivano dalla guerra perché stavano in bancarotta.
continuiamo a dominare nei nostri territori, ma non abbiamo ancora attaccato Mamelucchi, Ottomani e Moscovia, ragazzi. Stiamo ancora ripulendo la situazione. 1670, quindi in realtà il resto della War Conquest l'abbiamo fatta in 100 anni praticamente. In 150 anni si è fatta la War Conquest, abbiamo bevuto gli Ottomani. La Russia si è formata, ma l'abbiamo subito inclusa nei nostri territori. Guardate come ci stiamo sbrigando. Adesso arriva il momento di attaccare l'Europa, quindi ci spostiamo in Europa perché il resto del mondo è rimasto impicciato. Prima guerra con la Spagna, Spagna truce break, Francia, Spagna truce break, Francia truce break, Portogallo full annex. Mamma mia ragazzi, questi sono i nostri stati clienti, il progetto fallito. Li abbiamo ammazzati, ammazziamo Colonia, riannettiamo tutti quanti e tac, Najd. Poi verso la fine, come vi dicevo, a un certo punto sono diventato l'Arabia, vediamo se lo leggiamo, perché poi dovrebbe diventare califfato, in realtà è l'Arabia. Il califfato lo ero già da assai, da quando ho ammazzato la Spagna. Qui in America, rivediamoci il replay a velocità max praticamente, perché non siamo intervenuti in America fino a praticamente il 1700. Ci divertiamo. Queste sono le meccaniche degli indiani che si spostano, insomma, fanno tutte cose. Poi a un certo punto possono diventare delle tribù statiche e cominciano a prendersi dei territori. Come vedete, ormai sono diventati tutti statici. Le colonie sono già verdi perché questo è un bug dei replay, ragazzi. Quindi in realtà diciamo che non sarà molto chiaro quando abbiamo conquistato le colonie. Regolate quando muoiono i colonizzatori. Dai, vediamo pure un pezzo d'Europa così ve potete regolare se siete curiosi. Allora, quando arriviamo noi è tipo il 1700 e praticamente ammazziamo tutti gli indiani di seguito, come vedete. E basta, l'America è stata pacificata praticamente subito. Quello che vedete adesso sembra che è ferma, ma in realtà non è vero, perché il resto del pezzo in America consiste nel fare full annex ai colonizzatori. E quindi ci siamo, ragazzi, War Conquest, distruzione del cristianesimo, fuoco a San Pietro. Ma io vorrei vedere come si fa a vedere. Vabbè, ve l'ho fatto già vedere, ragazzi, si strilla. Io con questo vi saluto, ci vediamo nella prossima campagna che faremo appena esce il nuovo DLC Origins, una nazione europea molto interessante che vi ho trovato solo per voi. La novità della prossima campagna, a parte tornare in Europa, sarà giocare a Very Hard, cioè tutto il computer avrà... cioè l'IA avrà dei bonus incazzati neri a praticamente qualunque cosa, quindi noi saremo molto in svantaggio, a parte se cominciamo una nazione rossa, ma noi non cominceremo una nazione rossa, cominceremo una nazione dimenticata dai più, ma che ha un albero missione incredibile che ho scoperto girando su YouTube, perché non ne avevo idea che c'era sto albero missioni. Io con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima, a presto! Oh, ma visto che ci stiamo senza muove, lasciamo la zoomata al massimo qui e tac, rivediamocela. Grande percorso, grande campagna, un bucio assurdo. Come sempre quando non giochi in Europa succedono cose strane, come vedete la Francia mezza magnata dalla gente, ma insomma a noi non ci interessa. I botti sono cominciati, diciamo adesso, però più o meno 1600 si è cominciato a urlare. Mamma mia, appena arrivato l'assolutismo si sono fatti i botti. E là con l'amministrative efficiency. Mamma mia. Una quantità di truce break esagerata. Mamma mia. Si urla, si urla. Pure colonizzato tutto il mondo, incredibile.